Buonasera a tutti, ben ritrovati sul canale. Questa sera ho preparato per voi queste tre varianti, sono tre pietre, tre cristalli, ve li faccio vedere. Questo qui per la variante numero 1, variante numero 2, non vi dico neanche i nomi così non vi condiziona appunto il nome del cristallo, e variante numero 3, questa qua. Allora, prima di iniziare vorrei fare una premessa, ovvero la programmazione dei video riprenderà da quando riuscirò a farli. Al momento non è ancora fissa, quindi se non vedete arrivare tre video a settimana è perché appunto sono ancora presa con alcune cose. In questa cosa ci tenevo a fare una parentesi perché ragazzi, ho ricevuto delle richieste, dei messaggi da persone che mi hanno detto come, ma io aspettavo il tuo video, non è arrivato, insomma, cioè, allora, scusatemi, ma anche io ho la mia vita, ma io sto parlando proprio di persone alle quali ovviamente ho dato il mio numero di cellulare per consulti privati, eccetera, che mi hanno contattato, alcune anche alle 3 di notte, mi hanno mandato dei messaggi alle 3 di notte per dirmi perché non è uscito il tuo video ieri sera, ma stiamo a posto con la testa, fate pace col cervello, vi prego, perché io... Va bene tutto, mi fa piacere fare i video e tutto quanto, però, cioè, così mi sembra un po' troppo, no? Mi sembra un po' esagerato. Sono umana anch'io, sono una persona umana come voi, quindi cercate di avere rispetto per il lavoro che sto facendo, quando riesco a farlo, perché questo non è il mio lavoro principale. Quindi, cioè, io cerco di fare tutto quello che posso, ma ciò che è il mio potere, ovviamente, però più di tanto io non riesco, quindi non voglio sentirmi né in dovere né obbligata di dare niente a nessuno o di avere l'ansia o perché se non pubblico un video c'è qualcuno dall'altra parte che poi sta male. Per favore, a parte che se state in questo modo non è sano, ve lo dico, nel senso che state basando la risoluzione dei vostri problemi su un video che viene pubblicato da una persona che neanche conoscete. Una lettura interattiva che non è neanche una lettura personalizzata, ma è una lettura interattiva ancora di più, no? Quindi, cioè, è proprio follia, posso dirvelo. Quindi vi prego, veramente, cercate di ridimensionare la vostra ottica nel quale vedete queste letture. Non parlo di tutti, ovviamente, parlo solo di quelle persone che hanno avuto questo tipo di atteggiamento con me o che comunque lo hanno nella vita in generale, no? Ecco, quindi. Vi prego, cercate di mantenere una sorta di contegno almeno, perché io lo faccio, mi fa piacere, però quando si arriva a questi punti mi devo intossicare per delle persone del genere? Anche no. Niente, tutto qua, ci tenevo a dire questo perché non mi sembra giusto. E io non voglio perdere assolutamente il piacere, la gioia di fare questi video, non voglio perdere quello che mi appassiona nel fare questi video, proprio perché magari ci sono delle persone che si comportano così. Non mi sembra giusto nei confronti di tutti gli altri, quindi volevo appunto dire questo oggi. Bene, dopo questa premessa direi di partire subito. Parto con la prima variante e voi ricordatevi che se trovate questo video anche magari pubblicato anni prima o mesi prima, non ha importanza, è sempre valido. Nel momento in cui voi lo trovate sul web, potrà andare a parlare comunque di una vostra situazione. Adesso cercate di radicarvi, guardate le pietre e prendete la vostra decisione con la vostra intuizione. Vado subito con la variante 1, fatemi poi sapere nei commenti se vi risuona. Eccoci, variante 1. Allora, la pietra la mettiamo qui e andiamo a vedere che cosa devono dirci le tue carte oggi, il tuo messaggio, insomma. Allora, che cosa devono ascoltare le persone della prima variante? Si è girato già subito un 7 di spade. Abbiamo un 7 di spade. Allora, abbiamo un 10 di bastoni con un papa. Vediamo cos'altro abbiamo. Asso di coppe al contrario e l'imperatrice. Sul fondo del mazzo abbiamo un 10 di spade. Allora sembrerebbe che una situazione sia stata definitivamente chiusa. Abbiamo una persona qua che mi sembra la persona che voi avete pensato. La vostra energia è quella dell'imperatrice, quindi voi siete bilanciati nella vostra energia, siete in equilibrio. Io vedo una persona che qua potrebbe avervi fatti sentire molto molto male, potrebbe aver giocato sporco con la vostra innocenza, potrebbe aver appunto sfruttato quella che è la vostra innocenza per fare qualcosa di non proprio carino nei vostri confronti. Magari potrebbe avervi ingannati,
Vedo che c'è un peso legato a questa situazione. Questa situazione si è fatta molto, molto pesante. Qua potrebbe esserci un matrimonio che è coinvolto, quindi potresti avere un matrimonio con questa persona, oppure questa persona potrebbe essere in un'altra relazione, o comunque avere una sorta di obbligo sociale o magari anche un obbligo familiare. Potrebbe anche essere qualcuno che, ad esempio, è impelagato in situazioni familiari, quindi non so, magari deve mantenere i genitori, deve insomma stare a delle particolari direttive date proprio dalla famiglia. Qua possiamo anche parlare di una persona che è molto rigida nelle regole, gli sono state insegnate delle regole ben precise, più che dei valori, proprio direi dei dogmi, ecco, perché non si tratta poi tanto di valori quanto di regole che sono state preimpostate, appunto insegnate e seguite da questa persona, come se fosse una sorta di gabbia mentale in cui questa persona è stata imprigionata. Ovviamente alcune cose sono positive, no? Per questa persona, però vedo che è come se fosse stata indottrinata, ecco, cioè non è qualcosa di genuino che arriva dal profondo della propria anima o dal profondo di sé, ma è qualcosa che gli è stato indottrinato effettivamente. Allora, l'asso di coppe al contrario mi mostra che due cose. Allora, se prima c'era un'idealizzazione, questa idealizzazione è caduta, ovvero questa persona potrebbe averla fatta nei vostri confronti e poi è venuta meno, oppure voi potreste aver idealizzato questa persona e poi avete visto qualcosa, avete, sì, visto, scoperto qualcosa, insomma, avete visto un lato o dei lati che non pensavate esistere. E quindi avete appunto fatto calare questa cosa, fatto un po' scemare quella magia che c'era intorno all'immagine di quella persona. Abbiamo l'imperatrice, quindi voi siete in un'energia molto ricca, rigogliosa. L'imperatrice anche indica fertilità, quindi potreste essere anche per alcuni, questo mi arriva, alcuni potrebbero, alcune donne o anche insomma uomini, dipende, vedete voi insomma, però ecco, alcuni potrebbero voler mettere su famiglia, cioè avere proprio questa cosa adesso. Magari avete chiuso questa relazione perché abbiamo 10 di spade, adesso voi avete in testa questa cosa, volete andare verso una realizzazione più grande. Forse questa relazione è stata qualcosa che vi ha fatto capire che cosa non volevate dalla vita, letteralmente. E qui abbiamo anche un potere creatore. Quindi in realtà sappiate che non vi manca niente, voi potete creare ora tutto ciò che volete, siete nel vostro potere, avete molte possibilità che si aprono davanti a voi, proprio perché è la vostra energia che crea. Adesso andiamo a chiarire con questo mazzo ogni carta per vedere ulteriori significati o comunque di approfondire. Allora, variante numero 1. Come mai abbiamo il 7 di spade? Voglio sapere innanzitutto. Come mai abbiamo il 7 di spade per quelli che hanno scelto la variante numero 1? Allora, abbiamo il 2 di spade, al contrario, abbiamo l'8 di bastoni e abbiamo la forza. Allora, queste carte mi mostrano che voi siete stati indecisi per molto tempo sul da farsi con questa persona. Potreste aver sperimentato un'ambivalenza interna, potreste aver sperimentato anche proprio un'indecisione dal punto di vista mentale, ma anche emozionale. Potreste aver sentito di volere questa persona, ma dentro di voi era come se ci fosse un'intuizione più elevata. Sì, che vi diceva che non era assolutamente giusto per voi stare con questa persona. Forse captavate qualcosa, ma gli eventi o le cose che, insomma, che vedevate accadere nella realtà, nella 3D, erano così incongruenti con la vostra intuizione, sensazione, che vi siete domandati per tanto tempo: ma è vero quello che sento? È vero quello che intuisco, o sto impazzendo, oppure sono io che magari, insomma, mi faccio troppi problemi. Ecco, allora qua io vedo che avete superato questa cosa. Finalmente, tra l'altro, sul fondo mazzo abbiamo il 2 di bastoni. Allora, sul fondo mazzo mi dice che voi avete iniziato a guardare poi in là, e tra l'altro sotto abbiamo il 3 di spade, quindi avete capito
non era tutta. Non era solo tutto nella vostra mente, c'era qualcosa di celato che poi è venuto fuori e infatti la persona poi si è rivelata effettivamente per ciò che era. Io vedo anche comunicazione da parte di questa persona. Questa persona ha tentato molte volte di tornare da voi, ha tentato molte volte di comunicare. Mi arriva questa cosa, allora, voi potreste essere stata la persona ufficiale, questa persona poteva avere proprio altre situazioni in ballo oppure nascondere altre persone o altre situazioni, per alcuni potrebbe essere così, non dico per tutti, ma per alcuni sì, e quindi questa cosa appunto, ripeto, è una parentesi per alcuni, voi potreste essere stata la persona ufficiale, quindi come se questa persona quando comunicava con voi cercava di farvi sentire l'unica o l'unico presente, no? Ma in realtà non era così, era semplicemente che, guardate, dietro ci sono altre comunicazioni però di notte che avvengono all'oscuro, quindi ci sono anche molto molto impetuose, quindi il vero impeto di questa persona era come se andasse altrove, non verso di voi, voi avete sentito questo. Avete sentito questo in ogni chiamata ricevuta, in ogni messaggio ricevuto, in qualsiasi cosa, qualsiasi sia stata la modalità di comunicazione di questa persona. Voi avete sentito, percepito questo, che era fa una cosa fatta quasi per dovere o per una strategia, insomma, per farvi sentire importanti, per convincervi in qualche modo, con le parole dette nel modo giusto, anche se non erano effettivamente, non erano autentiche, voi avete sentito che era qualcosa di finto, molto finto, fake, proprio perché dietro c'era la direzione nella quale andava la vera passionalità, il vero entusiasmo di questa persona, che avete sentito non andare più verso di voi. O magari per alcuni di voi potrebbe essere che era tanto tempo che non andasse più verso di voi il suo entusiasmo. Quindi voi, insomma, avete percepito questa cosa. Per alcuni di voi è stato così. Io vi vedo molto forti qui nel vedere questo. Avete aperto gli occhi molto, molto bene, nel senso che non vi siete più lasciati abbindolare, non vi siete più neanche raccontati voi delle cavolate da soli, perché poi sappiamo che gli altri ci possono raccontare delle cavolate finché vogliono, ma se noi non ci crediamo, lasciano il tempo che trovano. Il problema non era che questa persona vi raccontasse cavolate, ma il fatto che voi stessi ve le raccontavate, cioè era come se foste alleati con questa persona nel prendervi in giro. È come se fosse effettivamente il suo complice, e questo è stato ciò che poi vi ha fatto svegliare. Io vedo qui una forza che deriva dal bilanciare anche la vostra parte più anche aggressiva, perché forse potreste aver avuto dei problemi con questa parte aggressiva che sostanzialmente esplodeva quando non doveva, e facendo così dava modo e adito a questa persona di utilizzare questa cosa contro di voi, di utilizzare la vostra stessa energia contro di voi. Quindi alcuni di voi potrebbero aver avuto a che fare con una persona, con un manipolatore, una manipolatrice, una persona che vi ha manipolati, e ovviamente quello che sentivate magari a volte era rabbia, voi cosa facevate? La esprimevate e basta, e questa persona l'ha utilizzata contro di voi, la utilizzava contro di voi perché la cosa migliore, poi avete capito, essere quella di osservare semplicemente che cosa la persona stesse facendo, perché già lì avevate tutte le risposte, senza bisogno di dover fare domande, senza bisogno di dover chiedere nulla, oppure senza bisogno di doversi arrabbiare o doversi intossicare. Questa è stata la vostra realizzazione, avete visto con occhi limpidi chi fosse questa persona, e questo vi è bastato per capire che cosa fosse successo effettivamente, no? Che poi alla fine le persone non sono stupide, quindi una volta tolto il velo di Maya avete assolutamente capito tutto quanto. Allora, vediamo adesso di avere un chiarimento per il 10 di bastoni. Perché abbiamo il 10 di bastoni? Ormai abbiamo il 10 di bastoni per la variante 1. Allora, abbiamo un Re di spade che è girato al rovescio, poi abbiamo un asso di denari.
Mi sono cadute anche la carta del fante di spade e la carta del tre di coppe. Sul fondo del mazzo abbiamo l'imperatore. Allora, voi avete anche visto questa persona molto irrigidirsi nel momento in cui voi avete iniziato ad aprire gli occhi, è come se questa persona avesse iniziato a escludervi dalla sua vita. Il re di spade è una figura molto rigida, una figura giudicante, una figura anche che io parlo della vera natura interna di questa persona, non dell'atteggiamento. L'atteggiamento poteva anche essere molto docile, molto carino nei vostri confronti. Ripeto, questa persona ha comunicato moltissimo con voi e ripeto in maniera strategica, quindi magari potrebbe aver utilizzato esattamente le parole giuste, che magari pensava voleste sentir dire. Quindi se c'è stato questo tipo di atteggiamento, non era, voi l'avete percepito, non era la vera attitudine, la vera energia di questa persona. Questa persona in realtà è un re di spade, quindi è una persona molto giudicante, molto fredda, molto strategica, che vi ha girato le spalle. Nel momento in cui voi avete iniziato a specchiare la sua parte più, che non gli piace vedere, no? Quindi avete iniziato a rimandargli quella che era la realtà di ciò che è, e non semplicemente stare a ciò che diceva o credere a ciò che diceva, se mentiva, se manipolava, eccetera. Questa persona abbiamo voltato le spalle. Perché? Perché ha sentito tutto questo come troppo pesante da accettare. Proprio perché forse questa persona non si è mai guardata addosso. Questo è. Quindi vi ha voltato le spalle con questa armatura e voi avete cercato di lanciare delle armi, no? Per magari attirare l'attenzione o far capire qual era la realtà delle cose, ma questa persona sembra non avere minimamente colto, non avere minimamente neanche considerato ciò che voi stavate cercando di dire, ciò che voi stavate cercando di portare come consapevolezza nella sua vita. Io questo vedo. Abbiamo un asso di denari, quindi io vedo anche cioè, allora, quello che porta tutto ciò che è molto negativo, quello che abbiamo detto finora, è un ricominciare, no? Un asso di denari, quindi in realtà c'è stato poi una concretizzazione di qualcosa. Nel lavoro, ad esempio, molti di voi potrebbero essersi buttati sul lavoro, aver cercato, oppure star cercando adesso, di trovare un nuovo inizio lavorativo. Molti di voi, ad esempio, hanno iniziato un nuovo lavoro proprio in concomitanza con questa relazione, con la fine anche magari di questa relazione. E grazie al cielo questo lavoro vi ha portati a pensare a voi stessi, a ricominciare da voi. Abbiamo un fante di spade, quindi io non escludo che questa persona vi stia spiando ancora adesso, magari sui social, oppure che questa persona comunque si ritenga voglia controllarvi, ok? Questa carta, l'espressione di quest'uomo proprio anche mi dice: questa persona è attaccata con le unghie coi denti a voi, non vuole lasciarvi andare, vuole sapere cosa fate, vuole controllare cosa fate, vuole sapere se siete, non so, con qualcun altro, se siete felici o meno, e non pensate che sia felice per voi, assolutamente no. Ciò che mi arriva qui è che questa persona vuole mantenervi nell'ombra, vuole mantenervi nell'oscurità, e non intendo nell'oscurità perché non vi presenta gli amici, intendo l'oscurità perché questa persona letteralmente vuole che voi non capiate che cosa è successo. Vorrebbe, perché voi l'avete capito, ma vorrebbe che voi non capiate cosa realmente ha fatto, cosa è realmente successo. Io qua vedo una persona che vi ha mentito e manipolato in ogni modo. Abbiamo visto anche prima sotto il fondo mazzo il 3 di spade, quindi qua abbiamo una persona che potrebbe anche aver tradito con più persone. Quindi qui abbiamo proprio qualcuno che innanzitutto qua non c'è un'energia di riconciliazione, mi arriva anche questo per alcuni, cioè per alcuni, per tutti quanti secondo me, perché qua abbiamo proprio un'energia che non vede la riconciliazione al momento. Abbiamo una persona che comunque, più che riconciliarsi con voi, vuole vincere, vuole controllarvi, cioè come se fosse un oggetto prezioso comunque per questa persona, che non vuole lasciare andare e che è come il giocattolino, no? Non vuole darlo a un altro bambino, non vuole darlo via, come per attaccamento, per una questione di orgoglio, una questione di anche egoismo.
Però in realtà questa persona vuole continuare a tenere le spalle girate con questo re di spade, abbiamo visto. Quindi non è che questa persona stia facendo qualcosa nei vostri confronti o vi abbia dimostrato di voler cambiare o altro. Semplicemente questa persona vi volta le spalle, vi ha voltato le spalle, se n'è andata anche dalla vostra vita per la maggior parte di voi, ma comunque vuole continuare a controllarvi, vuole assicurarsi che voi non siete di nessun altro, o che non possiate essere felici, non possiate rifarvi la vostra vita. Io vi vedo qui invece avere ricominciato molto bene con questo asso di denari, il che significa che, appunto, specialmente dal punto di vista lavorativo o comunque dal punto di vista proprio delle finanze, materiale, voi avete dato uno sprint e avete ricominciato. Quindi questo poi vi dà stabilità sotto tutti i punti di vista. Allora, adesso andiamo a vedere come mai abbiamo il Papa. Come mai abbiamo il Papa? E abbiamo il Cavaliere di Denari al contrario. Abbiamo il 7 di Denari, vediamo come mai abbiamo il Papa, abbiamo anche il 5 di Bastoni, contrario, e abbiamo il Cavaliere di Coppe al contrario. Allora, questa persona vi ha promesso, per alcuni questo, non tutti, ma vi ha promesso un matrimonio, ma poi alla fine non ha concluso nulla, e anche questa era una manipolazione, da quello che posso vedere qua. Allora, il Cavaliere di Spade, scusatemi, di Denaro al contrario, mi mostra una persona che è come se vi avesse promesso di fare dei passi nei vostri confronti, ma poi non li ha mai fatti. Cioè, è come se vi desse l'aspettativa di passi molto lenti, passi concreti ma molto lenti, e che sarebbero stati messi in atto, ma poi non sono mai stati messi in atto. Infatti qua abbiamo il 7 di denari, che appunto mi mostra anche questa pianta molto così secca, no? Cioè è arida, quindi anche la terra intorno è arida. In realtà qua non c'è un territorio fertile, quindi in realtà è così. Questa è la realtà di ciò che vi ha promesso questa persona. Il 5 di bastoni mi mostra, al contrario con il fante di coppe, al contrario mi mostra che in realtà questa persona non vi ha portato delle... Come se non, a un certo punto la sua strategia fosse stata, o fosse iniziato a essere quella di... Anziché avere conflitti con voi, perché voi magari voi chiedevate, fate domande, eccetera, questa persona, anziché avere conflitti con voi, ha iniziato a punirvi col silenzio. Sì. Qui abbiamo un Cavaliere di Coppe al contrario, quindi questa persona non ha più portato offerte a voi, parlo di cose emotive, nel senso che magari poteva parlarvi ancora, poteva... Ripeto, continuare a dirvi che eravate nei suoi pensieri, che voleva stare con voi, o insomma, cercare di approcciarvi. Ma dal punto di vista pratico, io qua vedo che, cioè, scusatemi, dal punto di vista emotivo, io qua non vedo sentimenti, non vedo un'offerta vera, ok? Vedo un'offerta fatta per non litigare, vedo un'offerta, oh, no, scusate, vedo un'offerta fatta per praticamente non entrare in conflitto, tutto qua. Allora, vediamo adesso di avere un chiarimento per l'asso di coppe. 3 di spade, 3 di denari. Anzi, qua c'è proprio un triangolo. Ho già stato. Allora, sul fondo del mazzo abbiamo il papa al contrario. Quello che mi mostra questa stesa è terrificante, onestamente, cioè, non mi piace, ve lo dico. Allora, qui vedo una persona che, cioè, come se le carte vi stessero dicendo: guarda che questa persona non ti ha mai amato, cioè ti ha tradito e ti ha portato dei doni, ma come li ha portati a te, li ha portati anche ad altre persone. E parlo di cose materiali, cioè potrebbe avere in realtà, a tua insaputa, promesso cose a te e anche a qualcun altro. Abbiamo il 4 di bastone al contrario, che mi mostra che se c'era una grande, forte energia sessuale, questa persona, cioè è venuta meno questa cosa tra di voi in generale, nel senso che a un certo punto le cose sono andate talmente male che anche l'attrazione è scemata.
Questa persona potrebbe avervi svalutati, ok? Perché dopo l'idealizzazione per queste persone qua che hanno questi meccanismi mentali, e idealizzano, mettono sul piedistallo e poi quando vi vedono umani vi fanno cadere giù e quindi vi svalutano, ok? Questo tipo di cose. Queste persone qua. Poi questa persona via, cioè prima vi ha idealizzato, poi vi ha svalutati. E io vedo qua che è entrata un'altra persona. Addirittura potrebbero esserci più persone che sono entrate, ma dopo parliamo, non in precedenza. Se già vi aveva traditi, qua stiamo parlando di qualcosa di nuovo. Qua stiamo parlando della svalutazione che questa persona ha fatto nei vostri confronti da poco, o comunque ultimamente. E potrebbe averla fatta proprio perché ha comparato la vostra persona a qualcun altro che magari è entrato nella sua vita, del quale non sapete e del quale vi ha tenuto all'oscuro. Scusatemi se vi dico queste cose, ma ci tengo a dirvi sempre: è meglio che le sappiate, perché altrimenti potreste andare a investire la vostra energia, il vostro tempo prezioso in rapporti che non vale la pena di prendere neanche in considerazione col cannocchiale. Mio parere personale, però ovviamente siete liberi, è solo una stesura interattiva. Questo è un video, come dicevo nell'introduzione. Non prendetelo per vero, ok? Non, cioè, nel senso, non prendetelo per oro colato, perché magari poi la situazione che ha in questa persona potrebbe essere familiare o comunque non è un consulto privato, quindi ci tengo a dirlo. Allora, il 3 di denari mi parla proprio di questo. Qua c'è una persona con un dono, una persona che porta un dono a tante persone, no? Cioè, non ci sono altre persone qua, ma io vedo questo 3 come. Questa persona potrebbe avervi portato molti doni. E non parlo di necessariamente qualcosa di emotivo, parlo proprio di qualcosa di materiale. Cioè, parlo di una persona che potrebbe, non lo so, arrivare oggi con, non so, un pensierino, il giorno dopo arrivare con un'altra cavolatina a regalarvela, no? Per dire, ah, guarda, ti penso sempre. Ti ho preso questo, cose del genere. Ok, allora questo è un modo di fare che questa persona ha, non solo con voi. Quindi ci tengo a dirvi questo, ci tengo a dirvi che appunto potrebbe aver fatto questo con più persone. Ok, basta, penso che avete capito. Abbiamo anche questa carta che mi parla. Questa è anche la carta che parla di relazioni divine, relazioni di fiamme gemelle. Quindi mi sento di dirvi che forse, forse potreste aver scambiato questo rapporto come un qualcosa di veramente divino, più di ciò che era realmente, ecco, questo ci tengo a dire, perché magari per un periodo della vostra vita potrebbe essere anche stata una persona che vi ha ispirato moltissimo, questa potrebbe essere una persona che vi ha fatto riscoprire un'energia interiore molto molto bella, molto particolare, anche molto passionale. Potreste aver provato delle sensazioni dal punto di vista passionale con questa persona molto molto forti, molto molto intense. Questa storia però non ha, da quello che vedo qui, non ha un risvolto a lungo termine dal punto di vista proprio divino, nel senso che non è un qualcosa a cui eravate destinati. Quindi è come se aveste un po' preso un abbaglio, ecco, questo è quello che mi vuole dire questa carta. Allora, abbiamo l'imperatrice, vediamo perché abbiamo l'imperatrice. Abbiamo la ruota che sta al contrario. Abbiamo il sole al contrario, l'imperatore al contrario. Allora, sul fondo del mazzo c'è il 6 di denari che sta al contrario. Allora, qua mi vuole dare degli avvertimenti. Avvertimento numero 1: per rimanere nella energia dell'imperatrice, cercate di fare attenzione al bilanciamento delle dare e del ricevere. Dovete sempre fare in modo di avere la stessa energia data e ricevuta tra voi e gli altri, cioè mai dare troppo e ricevere poco, mai dare poco e ricevere tanto, prendere e basta. Questo è quello che dovete insomma, tenere sotto controllo, perché proprio sta un po' tutto anche in questo, no? Nell'energia di bilanciamento del dare e del ricevere. È sempre bene avere un equilibrio in questo. Secondo avvertimento, attenzione quando sentite il vento che chiama, e cosa voglio dire con questo? È una metafora, ma intendo dire quando sentite che c'è la ruota che sta per girare, che deve girare, cioè che qualcosa deve essere lasciato indietro.
Qualcosa deve andare. Ascoltatela. Cioè, non ignorate questa cosa. Se voi lo sentite dentro, sentite che dovete magari fare un taglio, oppure dovete cambiare una situazione, dovete anche solo cambiare attitudine verso una persona o verso una situazione. Dovete iniziare a vedere le cose in modo differente, insomma, un giro di ruota. Quella cosa è voluta da qualcosa di più alto di voi. O comunque è voluta da qualcosa che avete dentro che sa dove portarvi. Quindi non ignoratela questa cosa perché vi porterà verso quello che è veramente il vostro sentiero più giusto, ok? Altro avvertimento, il sole al contrario. C'è qualcosa, c'è qualche attitudine dentro di voi che tende a oscurarvi. Quindi voi siete un'energia molto bella, brillante, luminosa. Potreste anche illuminare quasi le vite degli altri. A molti di voi sono così, io lo sento questo. È molto bella questa energia che mi arriva vostra. Quindi quello che mi vuole dire questa carta è attenzione ai rapporti e alle situazioni, ma più che altro alle persone mi arriva questa cosa qua. Parte che vi intossicano, ma soprattutto anche proprio le persone che vi oscurano o tendono a volervi tenere un po' nel buio perché sono invidiose o perché non vogliono vedervi splendere o brillare, perché magari loro non hanno la stessa luce. Attenzione, ok? Perché ci sono persone così, non siamo tutti, non sono tutti all'acqua di rose, non sono tutti altruisti, non sono tutti con, magari felici di vedervi brillare, anzi, quindi attenzione a questo. E quello che mi dice qui praticamente è di vedere chiaramente quando queste persone sono in questo modo, perché voi potreste avere la tendenza a essere troppo ottimisti, quindi magari una persona effettivamente non è affidabile oppure non ha buone intenzioni, ma voi tendete a vederci buone intenzioni comunque. Ecco, no, perché vi state sabotando da soli. Allora, vi dico un'altra cosa, per alcuni di voi qua avete un'intuizione molto sviluppata, infatti all'inizio della stesa abbiamo visto che la vostra intuizione aveva già visto. La frase nel mio canale è follow your intuition before it makes sense. Significa segui la tua intuizione prima che abbia senso, cioè prima che questa cosa venga validata da eventi esterni che te la vanno a confermare. La tua intuizione sa già dove portarti, sa già qual è la verità. Quindi tu che stai guardando hai un dono molto molto acuto, sei molto sveglio o sveglia intuitivamente, affidati alla tua intuizione perché guarda che non si sbaglia molto spesso, anzi, molto spesso ti dice proprio la verità. Quindi vedi chiaramente quando senti qualcosa, un po' di puzza di bruciato riferito a una persona, magari anche una persona che ti ispira affidabilità. Ecco, se c'è qualche nota stonata, forse perché qualche nota stonata effettivamente c'è. Ok, quindi guarda chiaramente. Non avere paura di guardare chiaramente, anche se magari fa male, però è meglio saperlo prima e proteggersi eventualmente. Terzo consiglio delle carte, l'imperatore al contrario. Allora, abbiamo l'imperatrice, ma abbiamo l'imperatore al contrario, quindi lavora sulla tua energia maschile, sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna, non ha importanza. L'energia maschile è quella dell'azione, quindi lavora su come agisci nella 3D, nel mondo, perché qui abbiamo proprio che questo consiglio di agire, cioè non stare a pensare, a rimuginare troppo, non stare troppo nel mentale, agisci. Agisci perché, ripeto, la tua intuizione sa dove portarti, la tua intuizione sa esattamente cosa sta succedendo, quindi seguila e agisci in base alla tua intuizione. Adesso vediamo di avere un oracolo per voi, variante 1. Forse questa relazione è arrivata proprio anche per darti delle conferme che la tua intuizione è vera, cioè è vera, è molto più forte di quello che credi. Questa persona potrebbe aver tentato proprio di farti vacillare in questo. Mi arriva anche questa cosa qui. Quindi questa persona potrebbe aver detto che tu avevi le traveggole, che eri paranoide, che eri, non lo so, cose di questo genere, ma erano tutte manipolazioni. Proprio perché appunto se no avresti capito tutto. E lo sa questa persona che sei molto intuitivo o intuitiva. Allora, abbiamo l'energia di Unluckily, quindi fondamentalmente quello che è andato male in questa relazione è andato male per un motivo.
Doveva andare così. Cioè, non piangere su questa cosa, sul latte versato, non piangere su questa fine. Perché, credimi, questa fine è la cosa migliore che ti potesse capitare. Da quello che vedo qui è così. Abbiamo proprio questa carta che ci parla di non sai ancora, ci dice, cosa sta per arrivare? Non sai ancora a cosa ti stai aprendo adesso? Perché forse c'era una lezione molto molto importante che dovevi imparare. Io vedo che qua molti di voi hanno proprio raffinato in maniera incredibile le proprie doti psichiche in questa cosa, in questa relazione. C'è stato come una sorta di palestra per le vostre doti psichiche. Proprio perché avete dovuto andare contro questa cosa. Cioè, questa persona potrebbe essere effettivamente lo specchio del vostro giudice interiore che per molto tempo vi ha detto di non ascoltare la vostra intuizione. Questa persona infatti vi diceva di non ascoltare la vostra intuizione. Vi diceva che erano tutte balle, tutte paranoie. Ne arriva questa cosa per molti, eh. Quindi sì, state nel vostro potere, perché avete un potere incredibile, in realtà. Ci credo che gli altri cercano di farvi sentire insicuri, perché se voi usate il vostro potere sono tutti panati, cioè praticamente avete visto questa cosa da miglia e miglia di distanza voi. Allora, abbiamo sì, quindi ragazzi sappiate che... Allora, voi dovete aprirvi ora, perché non sarà tutto così. Abbiamo comunicazione chiara, meditazione che ti porta risposte, quindi sappi che puoi meditare quando non capisci bene che cosa sta succedendo, non riesci a connetterti bene con la tua intuizione. La meditazione ti può portare le risposte, proprio perché vai a connetterti con la tua intuizione e arrivano. Comunica chiaramente con gli altri, quindi se hai a che fare con qualcuno che è manipolativo, tu rimani chiaro. Comunica chiaramente e vedrai che in qualche modo l'altra persona dovrà conformarsi. Ok, allora questa lettura è molto particolare, però devo dirvi che anche se è abbastanza drammatica per la relazione in sé, io vedo molta positività qui. Vedo una crescita spirituale veramente incredibile che avete fatto. Non ve ne siete neanche accorti, secondo me. Però credetemi, l'avete fatta questa cosa. Cioè, avete fatto una sorta di avanzamento che neanche avete visto forse, ok? Fatemi sapere nei commenti se ha risuonato con voi questa stesa. Io spero di esservi stata utile e noi ci vediamo molto presto in un prossimo video. Io passo alla variante numero 2. Prima di procedere con la prossima lettura, devo dirvi una cosa: ho acceso un incenso e vicino c'era lo smalgio di salvia bianca che serve per la purificazione. Si è accesa da sola la salvia bianca. E quindi credo che possa essere un messaggio per alcuni. Potrebbe essere che dobbiate proprio purificarvi da questo rapporto, da questa cosa che avete avuto proprio appunto nella variante 1. Niente, volevo solo dirvi questo. Procedo subito con la variante 2. Eccoci con il nostro quarzo rosa. Andiamo a vedere che cosa devi sapere riguardo la tua situazione. Allora, abbiamo un fante di bastoni al contrario, abbiamo il 4 di bastoni, abbiamo l'8 di denari, ma cos'altro devi sapere? Abbiamo l'eremita e il 6 di coppe al contrario. Sul fondo del mazzo abbiamo l'appeso. Allora, qui potremmo avere a che fare con un rapporto molto molto particolare, molto forte, ma che al momento presenta un po' di rallentamenti. Qui c'è qualcuno che nella vostra vita potrebbe non voler approcciare in maniera infantile, mi viene da dire, ma vorrebbe crescere. Potrebbe trattarsi di una persona che... Allora, innanzitutto potrebbe trattarsi di qualcuno che con voi avrà un rapporto, può avere un rapporto, la potenzialità è quella di anima fiamme gemelle perché abbiamo il 4 di bastoni. Qua c'è anche un risveglio spirituale molto molto forte che sta avendo questa persona, che forse state avendo anche voi. Abbiamo l'8 di denari, quindi qua abbiamo qualcuno che sta costruendo nella sua vita. Allora, qua questa persona potrebbe lavorare dal punto di vista economico su se stesso, su se stessa.
potrebbe anche pensare alla costruzione di progetti, ma vedo anche voi in questa energia, mi arriva da entrambe le parti. L'eremita mi parla di un momento che la persona si è presa adesso per riflettere. Potrebbe aver capito, grazie anche magari alla vostra presenza nella sua vita, che c'era qualcosa che tendeva a non andare, magari c'era qualche non so, schema mentale che non andava bene, che andava rivisto, o qualche situazione che la persona potrebbe aver visto, iniziato a vedere come distruttiva per sé. Qui abbiamo una persona che sta meditando molto, sta riflettendo molto, si sta chiudendo anche molto in se stessa, da quello che vedo. Potrebbe essere solo o sola al momento, potrebbe avere bisogno di prendersi del tempo per sé, perché fondamentalmente che cosa ha capito? Ha capito che nei suoi rapporti non c'era un equilibrio. C'è qualcosa che gli ha fatto vedere che vuole di più. Sì, allora vedo che questa persona potrebbe non aver considerato per molto molto tempo quella che è la sua condizione interna. Questa persona potrebbe aver proprio represso alcuni bisogni, alcuni sentimenti. Non intendo per voi, intendo in generale. Questa persona potrebbe proprio aver completamente non considerato il suo bambino interiore, la sua parte più emotiva. Quindi magari avere dei rapporti con magari familiari che non lo o la fanno sentire bene a casa, o magari un partner. Per alcuni potrebbe essere che questa persona appunto sia in un'altra relazione, come anche appunto, ripeto, in relazioni familiari che comunque in generale non appagano la sua vita, non appagano i suoi bisogni. Questa persona non si sente libera, non si sente se stessa. Abbiamo l'appeso sul fondo del mazzo come energia generale, quindi questo mi mostra quanto al momento ci sia questa sorta di blocco, questa sorta di non avanzamento, non lo so, è come se è tutto funzionale, non vi allarmate. Questa persona ha più bisogno di riflettere. L'eremita è la risposta all'appeso in questo caso, secondo me, nel senso che questo blocco è dovuto a quello che questa persona crede di meritare per se stessa, ok? Quindi cosa sta succedendo? Ha deciso di prendersi un momento di introspezione. Cioè, sta per la prima volta forse nella sua vita sta vedendo chiaro che cosa veramente è il caso di vedere, di volere, è il caso di perseguire, che cosa, in quale energia vuole stare questa persona. Ah, adesso andiamo a chiarire ogni carta. Come abbiamo il fante di bastoni al contrario? Abbiamo il 5 di spade. Abbiamo il giudizio. E abbiamo il 6 di. Il 6 di spade. Allora, questa persona, secondo me, ha tanti 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 conflitti interiori. Potrebbe essere che abbia un'attitudine infantile e non voglia più, ha deciso che non vuole più essere infantile. Potrebbe essere venuta verso di voi questa persona in maniera molto infantile, ad esempio, portandovi delle offerte, dei messaggi o delle cose, insomma, offerte emotive per molti di voi. Ma qui abbiamo. Potrebbe esserci stato un ritorno per alcuni, potrebbe essere un ex questa persona, del passato, non lo escludo. Però qua in generale vedo che è come se sostanzialmente qua quello che questa persona ha fatto è poi diventato quasi cringe per se stesso, scusatemi, per cringe intendo imbarazzante, cioè è come se questa persona si fosse vista allo specchio e avesse detto cavolo, ma sono veramente immaturo, immatura, sono veramente infantile, forse dovrei cambiare qualche cosa nel mio modo di agire, nei miei atteggiamenti, perché sono veramente imbarazzante nei miei modi di fare. Ok, questa è l'energia che vedo. E qua però non si tratta di un giudice interiore malevolo, si tratta della sua parte più adulta che gli dice: allora, se vuoi questo, ti devi approcciare così e cos'ha, non come stai facendo. Quindi magari prendete un attimo di introspezione, capisci cosa vuoi dalla vita, capisci chi vuoi essere, cosa vuoi fare, dopodiché forse ti puoi riapprocciare in maniera più matura e anche più solida nei confronti di questa persona. Questa
Questo è quello che vedo. Allora, il 6 di spade mi parla del fatto che questa persona, se ha altre relazioni o situazioni, o magari anche appunto potrebbe essere, ripeto, una famiglia molto molto oppressiva e controllante, questa persona potrebbe, e anche il partner, se c'è un partner, insomma, qua vedo una persona imprigionata comunque. Vedo che questa persona nella notte, quindi nell'oscurità della sua anima, si sta piano piano dirigendo verso qualcos'altro di più tranquillo e di migliore. Vediamo adesso perché abbiamo il 4 di bastoni. Perché abbiamo il 4 di bastoni? Allora, abbiamo la giustizia che sta al contrario e pure al rovescio, quindi vediamo un po' cosa vuol dire. Allora, Cavaliere di bastoni al contrario e il 3 di denari. Allora, questa persona, da quello che vedo, vorrebbe tantissimo comunicare con voi, ma non lo fa perché si sente di non essere all'altezza al momento. Allora, c'è anche una sensazione di ingiustizia, cioè questa persona è come se avesse capito che tutto ciò che ha creato nella sua vita era non giusto per sé, cioè era è come se sentisse che qualcosa lo sta trattenendo, la sta trattenendo e quindi tutto ciò che lo sta o la sta trattenendo è non più giusto per sé. Ha aperto gli occhi su questo. E quindi ripeto, se stiamo parlando di una famiglia controllante, una famiglia che non vi gradisce, per molti potrebbe essere così, una famiglia che magari gli parla male di voi, io vedo questo anche, questa potrebbe essere una persona che ha a che fare con una famiglia che non vorrebbe mai, come la classica famiglia in cui la madre non vuole mai che il figlio si sposi, oppure che tutte le donne del figlio sono tutte stronze, perdonatemi il termine, ma ecco. È come se questa persona avesse ascoltato per molto tempo e adesso sta iniziando a capire che forse non è così, che forse queste persone non gli vogliono poi così bene. Se si tratta invece di partner, anche qui una persona potrebbe avere a che fare con qualcuno di sì, una bella relazione, però che non lo rende o non la rende libero o libera, o comunque tende a controllare la sua energia, tende a controllare la sua energia vitale proprio. Cioè, magari questa potrebbe essere una persona molto vitale, molto anche infantile, ma non da un punto di vista brutto, ma proprio quelle persone molto leggere, molto giocose, ok? Ma avere a che fare con un contesto che è come se lo imprigionasse o la imprigionasse, non gli lasciasse esprimere, è come se magari, non lo so, mi arriva questa cosa che questa persona potrebbe essere presa in giro per questo suo modo di essere, o potrebbe essere vista come un po' una, non so, un po', mi viene weird in inglese, ma in italiano, cioè una persona strana, fuori dalle righe, che non è normale, ok, un po' anormale, potrebbero giudicarlo o giudicarla in questo modo, e questa persona è stufa di questo. Vuole sentirsi libera, vuole sentirsi di poter esprimere anche il suo lato più giocoso, più stupido, più così, più bambino. E io vedo che questa persona però sta iniziando come a prendere delle lezioni in qualche modo. Allora potrebbe aver iniziato a prendere lezioni proprio da se stessa, dalla sua anima, dalla sua parte più profonda. Qua potremmo parlare di qualcuno che ha iniziato un percorso spirituale, non escludo questa cosa, non varrà per tutti, ma potrebbe essere così. Oppure potremmo anche parlare di qualcuno che sta iniziando a progettare qualcosa, a costruire qualcosa, a costruire che cosa poi? Il suo equilibrio. Quindi qua potremmo avere a che fare con qualcuno che sta iniziando a trovare il coraggio di dire, sai che c'è? Va a quel paese, voglio solo stare bene, voglio solo essere felice e voglio solo esprimere la mia parte più bambina. E qua sa che sono necessari dei sacrifici, sa che sono necessari dei cambiamenti, però vedo questa persona molto molto positiva, molto molto improntata verso quello che sarà la sua libertà. Cioè la libertà è proprio una parola d'ordine per questa persona adesso. E non escludo che possa vedere in voi questa cosa, cioè possa vedere in voi il partner magari ideale, se parliamo di amore.
se parliamo di amicizia, un'amicizia in voi che gli permette di essere se stesso, se stessa. Cioè non si sente giudicato o giudicata da voi questa persona. Allora, vediamo adesso di avere un chiarimento per l'otto di denari. Come mai abbiamo l'otto di denari? Variante 2. Abbiamo l'eremita che sta a rovescio, è al contrario. Vediamo un'altra carta. Si è girata. Si è girata. Abbiamo una barca. Vediamo un attimo. Il 4 di coppe. Vediamo un attimo. Abbiamo un 9 di coppe. Abbiamo anche il 9 di denari che è uscito. Sul fondo mazzo la regina di denari. Scusami. Sì, la regina di denari. Oggi. E poi abbiamo il fante di coppe. Allora, questa persona potrebbe star rimpiangendo di aver perso delle opportunità. Allora, innanzitutto io vedo che questa persona potrebbe essersi allontanata da voi. Ma appunto, ripeto, solo per fare questa introspezione. Qua vedo una barca, quindi alcuni di queste delle persone della quale avete chiesto potrebbero amare molto il mare, potrebbero amare molto anche le barche e potrebbero amare molto in generale le spiagge. Questo è un messaggio per alcuni di voi che magari potrebbe risuonare, non per tutti. Allora, io vedo che questa persona ha iniziato a capire che stava rifuggendo l'introspezione dentro di sé, stava rifuggendo la connessione con le proprie emozioni. L'eremita qui ha anche un uovo con due cani, quindi a parte che non escludo che questa persona possa avere animali domestici come cani, quindi questo potrebbe essere un indizio per alcuni di voi, non per tutti. Se non vi risuona questi piccoli dettagli, non importa perché sono solo qualcosa di aggiuntivo per alcuni. Allora, questa persona è come se si fosse allontanata e doveva allontanarsi per capire che in realtà stava rifuggendo soltanto la sua introspezione e che stava scappando da se stessa, letteralmente. Quindi potrebbe aver iniziato adesso a lavorare su questo. Io qua mi sento di leggerla in entrambi i lati questa carta perché è uscita prima in un modo, poi si è girata da sola. Quindi è consapevole questa persona di essersene andata e avervi lasciati lì ad aspettare. Ad aspettare che cosa? Un suo ritorno? Ad aspettare una sua guarigione? Ad aspettare. Non lo sa neanche lui o lei. Quindi si sente veramente male, si sente veramente molto in colpa per questo. Abbiamo un 9 di coppe, quindi questa persona in realtà sta costruendo con questa introspezione adesso finalmente la sua stabilità emotiva. Questa persona non vuole venire da voi con un approccio infantile, non vuole venire da voi con un approccio codipendente, quindi essere dipendente emotivamente da voi, vuole diventare, vi vede solidi, stabili a voi, perché qua abbiamo un 9 di denari. Voi siete persone che sanno il fatto proprio, siete persone stabili per sé e non avete bisogno di nessuno. Questa persona sta prendendo tempo per sé perché vuole arrivare allo stesso livello di stabilità che avete voi e poi approcciarsi a voi in una maniera nuova da capo con una stabilità vera. Questo è quello che vuole. Qua non abbiamo a che fare con una persona che vuole ingannarvi, assolutamente no. Qui abbiamo a che fare con qualcuno che vuole darvi qualcosa di solido, di stabile, perché lo sa che siete stabili voi e quindi non vuole sprecare eventuali opportunità con voi, assolutamente no. Allora, adesso andiamo a chiedere. Ah, tra l'altro, questa regina di denari mi parla del fatto che forse voi al momento potreste essere un po' chiusi nei suoi confronti, potreste non comunicare molto con questa persona. E sappiate che questo individuo sta riflettendo molto anche per questo, anche perché per una volta, tra virgolette, non vi vede disponibili. Quindi keep going, non vi colpevolizzate se non siete disponibili perché è giusto anche questo, no? Serve a riflettere questa persona e questo porterà forse questa persona proprio a fare delle offerte nei vostri confronti emotive. Allora, vediamo perché abbiamo l'eremita adesso. Eremita, come mai abbiamo l'eremita per la variante 2? Abbiamo il fante di. No, scusatemi, il cavaliere di coppe. Come abbiamo l'eremita? Abbiamo le stelle.
non abbiamo l'eremita. E abbiamo la temperanza che sta girata al contrario. Allora, bellissime carte, bellissime carte. Qui abbiamo una persona che ha capito di non essere in grado di offrire qualcosa di solido, di emotivamente stabile. Cioè, abbiamo una persona che si è resa conto del fatto che se vuole approcciarsi a voi, deve essere stabile, deve essere solida, deve essere concreta, deve arrivare da voi dandovi il 100%, non il 20 e magari avere un piede in un'altra relazione o che ne so, cosa di questo tipo. Qua abbiamo una persona che si è proprio resa conto di volervi dare qualcosa di stabile, cioè vuole darvi qualcosa di stabile questa persona. Il suo desiderio è questo, ma il problema è che non si sente pronta a darvelo perché riconosce la sua tossicità, riconosce la sua immaturità e tutto ciò che ha fatto prima, magari, no? Appunto, abbiamo visto prima che si è guardata allo specchio ed è come se si fosse detta: oh mio Dio, ma sono proprio un pirla o un... cioè, scusatemi il linguaggio, spero che sia comunque comprensibile. E forse è più diretto, ecco, forse capite ancora meglio, ecco. A questa persona proprio ha capito quanto sia stata stupida o stupido nell'approcciarsi a voi in un determinato modo. Adesso sta, cioè non stupido perché io debba giudicarlo, ma si è giudicata da sola questa persona, ok? Cioè ovviamente ha avuto un modo di fare più che stupido, infantile. Potrebbe aver visto le cose con troppa leggerezza. Potrebbe aver fatto dei passi che erano stupidi perché non portavano a nulla e perché in realtà ciò che voleva eravate voi, ma ha agito nel modo più infantile e sbagliato possibile. Quindi questo voglio dirvi, ok? Questa persona ha realizzato tutto questo, l'ha capito e adesso sta facendo introspezione per arrivare finalmente a essere solido e stabile emotivamente abbastanza per poter salire su questo cavallo e portarvi un'offerta reale, concreta. Dal punto di vista proprio emotivo. Qua parliamo di concretezza emotiva, quindi un sentimento vero. Vuole essere all'altezza di portarvi questa coppa, vuole essere all'altezza vostra. Allora, abbiamo le stelle. Abbiamo le stelle che sono in questo mazzo. Mi parlano proprio di questa persona vuole potervi dare gioia. Voi siete gioia e speranza per lui o per lei, voi siete luce. Letteralmente, e vuole potervi dare la stessa cosa. Non si sente all'altezza. C'è questo uomo che è un fantasma, è un uomo trasparente, quindi è come se fosse una persona priva di solidità, no? Priva di trasparente, quasi invisibile. È una persona che non, ecco, non ha sostanza, non è priva di sostanza. Un ologramma non è una persona fisica, ma è un ologramma, quindi è una persona che non esiste veramente. Questa persona non vuole più essere questo. Vuole arrivare. Adesso si limita magari a desiderarvi, sognarvi, volervi da lontano. E sa che per venire verso di voi non deve essere più un ologramma, deve essere al 100% se stesso. O se stessa, deve essere veramente affidabile. Ma credo che abbiate capito il concetto. La temperanza qua mi parla del fatto che l'unica persona al momento che deve lavorare su di sé è lui o lei. Voi avete già fatto tutto ciò che dovete fare per voi stessi. Qua io vi vedo appunto nell'energia del 9 di denari. Continuate così, keep going, perché veramente state andando benissimo. La vostra energia è molto molto bella, molto molto alta e state addirittura ispirando questa persona a fare un cambiamento energetico per se stesso o se stessa che forse non aveva mai preso in considerazione o fatto nella sua vita. Quindi siete anche fonte di ispirazione per questa persona. Adesso lasciategli il suo tempo, qua ci sono i suoi guardiani. Questa persona potrebbe avere come guardiani qualcuno appartenente alla famiglia dei felini, quindi questa persona potrebbe essere molto amante dei felini e sentirsi profondamente connessa con essi e anche con i volatili, per esempio l'aquila, il gatto e il leone, potrebbero essere degli animali che piacciono molto a questa persona oppure con la quale questa persona si sente molto connessa. Non escludo che questa persona possa avere dei gatti o un gatto, ecco. Allora, vediamo adesso un chiarimento per il 6 di coppe al contrario. Abbiamo il 3 di bastoni. Un po'. Insomma, sostanzialmente questa temperanza vi dice lasciatela fare,
perché sta progredendo. Due di coppe, un'altra carta, variante 2. Ok, abbiamo il 6 di coppe, scusatemi, di denari, e abbiamo anche la carta degli amanti. Allora, io qua vedo molta, molta possibilità. Vedo questa persona che sta entrando nel vostro. Scusatemi, sta entrando nel suo potere. Questa persona sta progettando qualcosa ed è rivolta verso di voi. Sta progettando. No, cioè, qua non si tratta proprio solo di universo di voi, qua si tratta del fatto che questa persona sta riprendendo in mano la sua vita completamente da zero. Voi siete stati un'ispirazione totale per questa persona. Vi ha visti e ha detto: cavolo, vorrei essere come lei, vorrei essere come lui, oppure vorrei poter vivere l'energia che sento quando sono con lui o con lei, sempre, cioè vorrei stare bene, sempre, c'è qualcosa che non va nella mia vita, lo devo cambiare. Voi siete stati un'ispirazione per questa persona. E quindi adesso io lo vedo, la vedo prendere in mano, vedete, il bilanciamento tra freddo e caldo, quindi tra la parte emotiva, la parte più logica, il bilanciamento anche tra male e bene, tra virgolette, anche se secondo me non esistono, sono tutte energie, è solo la società che ce l'ha fatta vedere come male e bene. Ma questa persona non vuole più giudicarsi, vuole solo essere se stessa e vuole solo poter essere libera. Il due di coppe, che tra l'altro è di notte. Mi parla del fatto che questa persona ha questo desiderio nascosto letteralmente dentro di sé di venire da voi. Sente un legame che forse non ha mai sentito prima per nessuno nei vostri confronti. Se vi ha detto di provare questi sentimenti, in realtà sappiate che questa persona tende a rifiutarli. Dentro di sé tende a rifiutarli, non li accetta, non vuole pensare di avere un legame del genere con qualcuno, perché questo significa mettersi anche in gioco, mettersi in discussione, magari dover affrontare dei rischi, dover affrontare delle paure, delle incertezze, delle insicurezze. Questa persona non vuole. Questa persona rigetta questa idea perché ha paura, è terrorizzata. Per chi invece non ha ancora, magari ricevuto questa comunicazione di questi sentimenti, sapete che questa persona, ha questo sentimento molto forte nei vostri confronti, insomma, e vorrebbe comunicarvelo, però al momento è qualcosa che tiene dentro di sé. Questo 6 di denari mi mostra questa persona che guarda il suo futuro, guarda il suo orizzonte, vede un'alba. Perché sa che sta per arrivare una nuova alba per sé e questa volta vuole fare qualcosa di bilanciato, vuole fare qualcosa di veramente onesto e concreto. Allora, l'energia qui è di bilanciamento. Qua ho bilanciamento in tutte queste carte. Vi ho parlato solo di bilanciamento in queste quattro carte. E qui avevamo proprio il disequilibrio invece nella prima carta. Quindi significa che questa persona è stata ispirata da voi. Nel bilanciare la sua vita, se stesso, la sua interiorità, tutto il suo mondo esterno e anche trovare un bilanciamento interno tra voi e lui o lei. Quindi questa persona vuole stare in equilibrio, non vuole più soffrire, non vuole più star male, non vuole più dedicare tempo ed energia a persone o situazioni che non gli appartengono. Vuole stare bene e voi siete la sua luce. Quindi vuole arrivare verso di voi bilanciato, non vuole più fare l'errore di arrivare verso di voi come ha fatto prima. Vuole mostrarsi come un uomo, una donna maturo o matura, vuole mostrarsi come qualcuno di solido e responsabile. Vediamo adesso di avere. Ah, tra l'altro, Fante di denari. Questa persona sta contemplando un possibile approccio al momento, però dategli ancora del tempo perché. Oh, mamma. Allora, dicevo, dategli ancora del tempo perché io vedo che qua abbiamo. Questa carta voleva proprio uscire. Tra l'altro, guardate, è uscito l'asso di denari. Ok, mamma mia. Allora, questa persona vuole un nuovo inizio concreto con voi. Vuole costruire. Cioè, qua parliamo di fidanzamento, parliamo di qualcosa di stabile, un matrimonio, se eravate già in coppia, vuole arrivare verso di voi con una proposta concreta comunque.
Non è più neanche confusa questa persona al momento, non ci vede ben chiaro su alcune cose, deve ancora scusatemi, deve ancora ristabilizzare bene alcune energie interne, fare chiarezza su alcune cose, eccetera. Cioè, non è ancora finito il suo lavoro di introspezione, ok? Però questa persona non ha più l'indecisione tra due strade, dove andare, che prima aveva. L'asso di spade è proprio la chiarezza per antonomasia. Questa persona, e tra l'altro c'è anche la luce del sole in questo asso. Quindi questa persona sta iniziando proprio a vedere le cose chiaramente. E secondo me non mi stupirei se arrivasse verso di voi a breve, e parliamo di giorni o settimane, non di più, con una comunicazione molto diretta, molto limpida, molto chiara e anche molto onesta. Quindi bellissima variante, mamma mia, stupenda. Sono molto contenta per voi che state ascoltando questo video, questo interattivo, questa variante qua. Soprattutto, insomma. Allora, abbiamo la carta di compromesso. Per molti di voi questo potrebbe indicare proprio che con questa persona bisogna trovare un compromesso, cioè dovete anche trovare un po' un compromesso interno con voi stessi. Quello che mi sento di dirvi è lasciate a questa persona il tempo di capire che cosa vuole, se ci metterà ancora del tempo ad arrivare verso di voi è perché sta capendo semplicemente, quindi dovete lasciare il suo tempo. Non pensiate che non vi voglia, non è così. Allora, vediamo un attimo un'altra carta per voi. Guardate, infatti abbiamo non è il momento giusto. Al momento, ripeto, potrebbe esserci ancora del tempo. Non parlo di comunicazione, perché per quanto riguarda la comunicazione, vi ripeto, a giorni, se non a poche settimane, potreste avere una comunicazione, ma io proprio parlo di smuoversi delle cose. Quindi questa persona che viene verso di voi in maniera concreta, in maniera stabile, che vuole ricominciare, vuole ricostruire, vuole ricominciare, ok? Questa persona potrebbe metterci del tempo proprio perché non è il momento giusto per lui o per lei. Deve prima capire determinate cose, deve prima guarire determinate cose di sé. Lasciategli il suo tempo, vedrete che arriverà tutto appunto a tempo debito. Infatti su fondo mazzo abbiamo successo, che è proprio ciò che accadrà. Fatemi sapere se ha risuonato con voi, io spero di esservi stata utile, vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video molto presto quando riuscirò a pubblicarlo. Passo alla variante numero 3. Variante numero 3, eccoci qui con la tua pietra, la mettiamo qui e andiamo subito a vedere che cosa ti devono dire le tue carte. Allora, che cosa dovete dire alla persona che ha scelto questa variante? Cosa dovete dire alla persona che ha scelto questa variante? Cosa dovete dire alla persona che ha scelto questa variante? Abbiamo la papessa, abbiamo un re di coppe al contrario. Cosa dovete dire? Abbiamo un 8 di denari, al contrario, non so, 7 di denari, abbiamo un 10 di spade e una regina di spade. Sul fondo del mazzo c'è il paggio di coppe, al contrario. Allora, mi sembra che qui abbiamo a che fare con una persona un po' instabile dal punto di vista emotivo. Potrebbe essere qualcuno che... Allora, a tratti si presenta non empatico. Allora, c'è la papessa in apertura, quindi quello che mi sento di dirvi per iniziare è che c'è qualcosa. Questo rapporto potrebbe essere nascosto per alcuni di voi, potrebbe esserci letteralmente, cioè un rapporto nascosto. Vedo che alcuni di voi hanno, magari sono gli amanti. O in altri casi magari dovete nascondere la relazione ai familiari. Magari non lo so, questa persona non è molto accettata dalla vostra famiglia. Oppure questa persona deve nascondere voi alla sua famiglia. Quindi non,
Non so, non potete, in qualche modo non potete avere una relazione alla luce del sole, o comunque non è che non possiate, ma è come se questa persona stesse scegliendo, o voi stesse scegliendo di non rendere le cose note, ok? Quindi nessuno sa di voi, o comunque nessuno, magari alcuni hanno intuito, non so, magari qualcuno, qualche amico in comune con cui questa persona si confida sa. Però ecco, soprattutto dal punto di vista della famiglia o comunque da quello che è percepita come autorità per questa persona, non lo sanno, non è una cosa, non è una cosa risaputa. Quindi questo innanzitutto. Allora, io vedo che è anche un rapporto basato molto sull'intuizione. Potreste non comunicare molto in questo momento con questa persona, in questo periodo. E basarvi, ma sia voi che lui o lei, su quelle che sono le sensazioni. Quindi le sensazioni qui in questo rapporto vanno un po' a, come posso dire, sostituire la comunicazione. Questo è quello che mi arriva. Quindi potreste avere a che fare con una persona molto intuitiva, molto anche connessa con se stessa, e voi potreste essere altrettanto una persona intuitiva e connessa con se stessa. In questo momento, non essendoci comunicazione, non essendoci chiarezza proprio dal punto di vista pratico, quindi non vi dite, non vi parlate, non vi dite ciò che provate l'uno per l'altra, l'unica cosa che avete è questa sensazione, no? Quindi questa connessione che voi sentite dentro con questa persona. Io vedo che è una connessione molto forte. Allora, ma veniamo a noi. Questa persona è instabile dal punto di vista emotivo al momento. Potrebbe essere qualcuno che ha a che fare con anche degli squilibri emotivi interiori. Non lo vedo stabile, ok? Allora, dal punto di vista dei sentimenti, potrebbe essere una persona dipendente affettivamente, quindi potrebbe sentirsi dipendente da voi in questo momento. Quindi potrebbe essere l'energia di chi vi insegue sostanzialmente. Vedo che non sta neanche lavorando a quelli che sono i propri progetti, vedo che non sta lavorando, cioè magari aveva dei progetti in atto, non li sta portando avanti proprio perché non si sta dedicando a ciò. Però questo 7 di denari potrebbe anche parlarmi del fatto che le cose non stanno progredendo tra di voi. Adesso andremo a chiarire con le carte. Abbiamo però un 10 di spade al contrario, il che mi parla di due cose possibili. O che se c'è stata una chiusura è stata nel passato, oppure che questa chiusura però non è. Cioè, non c'è una chiusura, non c'è stata una chiusura, o non c'è stata una chiusura, oppure questa chiusura non è avvenuta, nel senso che anche se per voi c'è stata una chiusura, non è realmente chiusa la cosa. Questo è. Ok? Adesso andremo poi a chiarire, ripeto. Ma quello che mi vuole dire un po' è questo, quindi potrebbe essere valida o un'opzione o l'altra, o potrebbe anche essere che entrambe insieme siano valide, ovvero c'è stata una chiusura in passato, ma in realtà non è chiusa la cosa, questa persona non ha chiuso con voi. E anche se c'è stata questa chiusura, c'è comunque ancora qualcosa di aperto per questa persona. La regina di spade, con appunto in posizione trasversale, mi parla della vostra energia, mi parla di un'energia che è altalenante, che potrebbe condizionare questa persona. Voi potreste essere persone che hanno, alzato delle barriere, ma che tendono a altalenare, ok? Quindi alzare barriere. Poi a abbassarle, quindi a rendersi disponibili, poi di nuovo ad alzarle, poi di nuovo ad abbassarle. Potreste aver fatto questo molto nel passato con questa persona, soprattutto nel passato, e potrebbe essere stato proprio questo che ha portato a una chiusura. Questa persona potrebbe essere instabile emotivamente proprio perché voi gli avete causato questa instabilità emotiva, facendo questa sorta di altalena emozionale, no? E non escludo che sia proprio stato anche un po' questo a far coinvolgere questa persona. Adesso, tra l'altro, Fante di Coppe al contrario sul fondo mazzo mi parla di una persona che vorrebbe portarvi un'offerta, però al momento si sente bloccata, non lo sta facendo. Allora, vediamo adesso di avere un chiarimento con l'altro mazzo alle vostre carte.
Allora, innanzitutto andiamo a chiarire la papessa. Come mai ho la papessa all'inizio della spesa? Come mai abbiamo la papessa? Allora, vi ricordo che il video vale dal momento in cui l'aprite, quindi anche se l'aveste trovato un anno fa, mesi fa, non ha importanza. Le energie sono quelle che io leggo. Vi ricordo anche che le energie sono reversibili, quindi potreste ritrovarvi voi nella descrizione dell'altra persona e trovare l'altra persona nella descrizione di voi. Allora, partiamo subito con la papessa. Come mai abbiamo la papessa? Papessa, abbiamo 5 di coppe. Abbiamo il 3 di denari che sta al contrario, abbiamo il 9 di coppe. Allora, questa persona, questa carta qua mi ribadisce che questa persona non è stabile emotivamente, ancora questa cosa. Questa persona è dipendente emotivamente da voi. Ma proprio tanto. Allora, qua c'è un'energia di un'occasione che è andata persa. Potrebbe essere che vi siate allontanate da questa persona senza neanche dirvi ciao o senza dirvi i convenevoli, no? Che si suole fare. Cioè, potreste aver chiuso le comunicazioni in maniera molto repentina con questa persona. Però non escludo anche che in passato questo individuo si sia allontanato e adesso si stia pentendo di questo. In ogni caso qua c'è nella vostra connessione profonda, perché voi la sentite questa persona anche a distanza. È questo che contraddistingue questa lettura, questa relazione, perché è molto particolare questa connessione. Voi avete una connessione molto 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 profonda e secondo me è semplicemente dovuta al fatto che voi avete una forte intuizione e anche un forte potere psichico, e anche questa persona lo ha, anche se non è consapevole, perché non mi sembra qualcuno che si interessa a tematiche spirituali o altro, assolutamente, anzi potrebbe anche essere una persona molto scettica, però ha un'intuizione molto sviluppata, ha un sentire delle energie, delle connessioni molto sviluppato, quindi è come se questa persona sentisse voi a distanza e voi sentiste lui o lei a distanza. E l'energia che c'è per entrambi al momento è questa qua del 5 di coppe, quindi come se qualcuno se ne fosse andato, come se qualcuno avesse abbandonato il campo di battaglia, tra virgolette. Però io qua vedo che ci sono due coppe ancora in piedi, una per voi e una per l'altra persona. Quindi non è tutto perduto, non è tutto perso, non è tutto andato Aramengo, assolutamente no. Infatti abbiamo anche il 10 di spade, al contrario, che mi parla appunto del fatto che non è una chiusura effettivamente avvenuta. Allora, vediamo adesso il 3 di denari. Allora, questa persona e voi non state collaborando al momento, è come se non ci fosse collaborazione, non c'è un comune obiettivo. E inoltre, appunto, ripeto, qua mi rimanda ancora il fatto della dipendenza affettiva. Attenzione anche al fatto se voi vi sentite così nei confronti di questa persona, vi sentite dipendenti effettivamente. Attenzione a questo, perché qua c'è un'energia che va rivista, va modificata. Assolutamente. Qua stiamo proprio parlando di un equilibrio che dovete trovare sia voi internamente che l'altra persona. Però qua vedo più l'altra persona che voi, qua non mi parla di voi. Nelle carte precedenti mi parla solo qui, mi dice che forse c'è bisogno di ritrovare un po' di così, equilibrio interno, entrambi. Ah, non so perché, ma mi sento di leggervi anche questa che è sul fondo mazzo. Abbiamo questo asso di bastoni. Allora, qua ragazzi, sappiate che un nuovo inizio è possibile. Qua c'è questo volatile rosso che mi indica molto la passionalità. Cioè, tra di voi c'è una forte alchimia, una forte passione, una forte attrazione magnetica proprio. Cioè, voi sentite come se vi potreste incollare a questa persona dal punto di vista proprio magnetico, dell'attrazione, ok? L'asso di bastone è proprio l'inizio passionale, quindi sapete che è possibile. È solo che c'è questa luce, vedete, un po' flebile, un po'
Un po' così, e secondo me è stata un po' così resa non tanto luminosa, limpida. Ci sono un po' di nuvole davanti, un po' di foschia, perché ci sono stati dei conflitti, ci sono state delle problematiche, delle complicazioni. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Vediamo questo re di coppe. Abbiamo il 5 di spade, abbiamo il 3 di bastone al contrario, abbiamo la papessa al contrario. Allora, questa persona. Questa persona sta capendo che l'avete mandata fuori di testa. Cosa gli avete fatto? Oddio, ok. Allora, questa persona sta capendo che non ha senso combattere contro di voi, perché tanto ne esce sconfitta. Cioè, qua io vedo una persona che quando vi ha. Quando ha combattuto contro di voi si è sentita sconfitta, cioè se più che sconfitta, si è sentita sconquassata dentro, cioè avete sconvolto tutto il suo equilibrio. E poi potrebbe aver fatto qualcosa di azzardato nei vostri confronti, magari arrabbiarsi, potrebbe aver chiuso le comunicazioni, oppure magari potrebbe in qualche modo, non lo so, essere sparita. Io vedo una persona che, guardate, potrebbe essere scomparsa questa persona, potrebbe non aver più scritto niente o non avervi più telefonato o non essersi più fatta sentire, proprio perché l'ha fatto un po' come una ripicca. Perché la ripicca? Perché vi odia quasi per il fatto che è così dipendente da voi, per il fatto che è così coinvolta, non se l'aspettava di coinvolgersi così tanto. Io vedo che questa persona non è più neanche in grado di pianificare niente per la sua vita, perché continua a pensare a voi, siete un pensiero fisso e soprattutto non ha più bilanciamento interno, non riesce più a discernere la parte logica dalla parte emotiva quasi. Cioè potrebbe trovarsi a riflettere molto quando è in solitaria, ma poi quando vi incontra oppure quando vi parla oppure quando pensa a voi. Sentirsi totalmente, soprattutto per molti di voi mi arriva questo, visto che non siete in comunicazione, questa persona potrebbe anche solo quando pensa a voi, quando si apre un po' con se stessa nei vostri confronti, dentro, non parlo di parlarvi, ma parlo di dentro, perché appunto non essendoci comunicazioni, potrebbe essere che questa persona si senta proprio persa. Cioè si sente, spera quasi di non parlarvi, di non comunicare, per questo che non vi scrive, non vi chiama, eccetera. Perché se vi scrive, se vi chiama, si apre come un libro aperto, cioè esce tutto e non vuole aprirsi così tanto, ha paura di quello che voi possiate fare, perché siete letteralmente, cioè, è letteralmente nelle vostre mani questa persona. Abbiamo la papessa al contrario, il che mi parla del fatto che è venuta alla luce un sentimento per questa persona. Potrebbe essere successo qualcosa che ha fatto proprio venire alla luce qualcosa e ripeto, secondo me qua si tratta dei sentimenti, si tratta di qualcosa di inaspettato. Questa potrebbe essere una persona che nonostante magari sia in una relazione stabile tende a tradire, tende ad andare con qualcun altro, tende a farsi sempre comunque i suoi giri, no? Oppure un Latin lover per così dire, mi arriva questa energia qua, una persona molto libertina, una persona che non perde le occasioni, ma con voi potrebbe essere successo qualcosa che ha fatto, cioè, ha fatto dire: aspetta un attimo, qua io sento un'energia diversa. Questa persona si è coinvolta, non se l'aspettava, ci è rimasta malissimo e non sa più neanche cosa fare perché ha perso l'equilibrio. Allora, vediamo adesso di avere un chiarimento per il. Sì. Sette di denari, dicevo. Abbiamo il Papa. La morte e il cavaliere di bastoni. Allora, questa persona ha capito che tutto ciò che stava costruendo nella sua vita era basato su dogmi, credenze, cose limitanti. Cioè, era basato su qualcosa in cui non credeva davvero, che non riflettevano la sua vera essenza di persona interna. Forse ha imparato qualche indottrinamento dal passato, dai genitori, dalla famiglia, va a sapere da cosa, ma tutto ciò non era vero, non era autentico, non era spontaneo. Questa persona era ingabbiata nella sua stessa mente
E potrebbe essere una persona anche molto rigida, quindi nella sua stessa rigidità poteva essere ingabbiata. La morte ci parla di una trasformazione, ovviamente, ci parla del fatto che questa persona, è come se con tutto questo, sconquassamento interno che gli avete procurato, fosse cost è stata costretta letteralmente a morire a se stessa, far morire l'ego, cioè trasformarsi per far emergere quella che è la sua vera essenza, la sua vera essenza più profonda. Spaventoso per questa persona. Però qua che cosa abbiamo? Abbiamo un cavaliere di bastoni, quindi abbiamo la vera energia di questa persona che sta finalmente prendendo azione, si sta affacciando verso quella che sarà la sua nuova vita praticamente. Cioè, secondo me questa persona vuole venire verso di voi con molta passione, molto impeto. Qua potremmo avere a che fare con un segno di fuoco, Ariete, Venere, Sagittario, oppure potrebbe essere una persona molto molto passionale. Sì. Allora, vediamo adesso di avere un chiarimento. Abbiamo la luna per il 10 di spade, al contrario, come abbiamo il 10 di spade, al contrario. Siamo gli amanti al contrario, come abbiamo il 10 di spade. Allora, qui abbiamo... questa persona sta molto male. Allora, abbiamo molta confusione, ok? Perché qua è come se, ma neanche voi, è come se non riusciste a capire né voi né l'altro che sta succedendo, cioè è chiusa, non è chiusa, è aperta, non capite più neanche voi, proprio perché si è venuta a creare una condizione di sofferenza tale che è quasi incomprensibile che cosa stia succedendo, ma non solo per voi, anche per questa persona. E qui è come se fosse venuta a mancare l'armonia di fondo. State molto male voi, ma sta molto male anche l'altro, sappiatelo. Io qua vi vedo molto coinvolti a voi comunque, e vedo anche l'altro molto coinvolto. Allora, questa regina di denari mi parla del fatto che questa persona potrebbe, cioè tutto questo potrebbe essere successo perché questa persona vi vedeva come qualcuno di stabile, ma adesso è come se avesse perso questa idea di voi. Cioè, non escludo che possa esserci stata qualche altra persona di mezzo, oppure che questa persona abbia pensato che ci fosse qualcun altro, anche se non c'era, perché qua non vedo la presenza di un altro uomo per voi o di un'altra donna. Vedo solo questa persona in balia delle sue gelosie o delle sue paure, e quindi è come se vi avesse un po' visti come, cioè, come posso dire, prima vi ha idealizzati come la persona giusta con cui costruire matrimonio, eccetera. Poi ha detto no, forse c'è un altro, forse c'è un'altra, insomma, non so, è come se avesse fatto cadere questa idealizzazione. Però vedo che piano piano questa persona viene riportata verso una visione più chiara delle cose e viene riportata da forze più alte. Penso che possano essere le sue guide. Allora, vediamo adesso di avere un chiarimento per la regina di spade. Ok. Sempre 3 di spade, ma sta al trasversale. Vediamo un attimo un altro chiarimento per la regina di spade. Come abbiamo la regina di spade? Abbiamo le stelle al contrario. Sì, voi avete paura di soffrire. Allora, secondo me voi avete sofferto tantissimo. Sì, codipendenza. Allora, voi avete sofferto tantissimo in relazioni passate e quindi vi sembra quasi come se il bilanciamento tra dare e ricevere nei rapporti fosse inafferrabile. Voi vi sentite letteralmente così. E quindi è come se non credeste possibile che con qualcuno ci potesse essere una relazione solida, stabile, con questo individuo specialmente. Quindi, visto che siete stati magari traditi, non escludo che questa persona stessa possa avervi traditi. Questo non è per tutti, però potrebbe essere, voi avete paura di questo, ma sappiate che se erigete delle barriere così alte, magari anche troppo, potreste creare voi stessi le circostanze. Però
Non è detto, cioè allora se voi volete allontanarvi perché vi sentite male con questa persona o avete bisogno di tempo per voi, non dovete non allontanarvi perché sennò questa persona può andare da qualcun altro. A quel punto chi se ne frega, è lui o lei che è immaturo o immatura. Però quello che mi sento di dirvi è cercate di trovare un equilibrio. Perché è come se a volte foste molto disponibili e a volte non lo foste affatto. Poi ritornaste disponibili e poi non lo foste affatto. Questo è anche ciò che fa coinvolgere la persona. Però questo non vi permette a voi di avere la serenità di cui in realtà avete bisogno. Voi avete paura perché fondamentalmente avete un passato di dipendenza affettiva. Voi siete stati codipendenti per molto tempo. Se ora non lo siete più, o comunque potreste ancora avere degli strascichi. Voi però quello che volete è il bilanciamento. Volete la reciprocità nei rapporti e questo è giustissimo. Allora, mi sento di dirvi che arriveranno delle comunicazioni, quindi preparatevi a ricevere delle comunicazioni da questa persona, però sappiate che potrebbe essere una persona che tende a volervi un po' vedere, cioè vorrebbe che voi non foste così potenti o così nella vostra energia, vorrebbe che foste un po' più accomodanti. Non permetteteglielo, se ve lo posso dire, perché tanto se non glielo permettete, ciò che succede è che questa persona capisce il vostro valore, tutto qua, e si adegua, quindi vi rispetta di più. Se invece è troppo complicato come cosa per lui o per lei, bene, che vada per la sua strada e arriverà una persona più allineata con voi. Ma voi non perdete il vostro potere, restate nell'energia dell'imperatrice, perché è quello che siete. Ok? Allora, vediamo adesso di avere un oracolo, variante 3. Sostanzialmente questa persona è molto confusa perché gli avete procurato delle paure fortissime. Allora, qua abbiamo la carta di lascia andare e non ti fermare. Abbondanza in arrivo per te. Allora, secondo me alcuni qua, se volete chiudere, potreste anche decidere di chiudere con questa persona perché non si è rivelata essere molto stabile, molto matura. Lo potete fare, in quel caso lasciate andare e vedrete che arriverà abbondanza. Non vi fermate perché arriverà qualcun altro di molto più positivo per voi. Se invece non volete chiudere, questa carta si riferisce a comunque avete a che fare con una persona che fondamentalmente sapete essere sana, ma semplicemente ci sono delle complicazioni. La carta di lascia andare mi parla di lasciare andare letteralmente le vostre paure. Avete molta paura. Avete molta molta paura di essere di nuovo feriti e quindi non vi lasciate andare, non ti fermare perché arriva l'abbondanza con questa persona. Però onestamente mi sento di dirvi che per la maggior parte di voi qua questo rapporto non è il rapporto della vita, ma può arrivare qualcuno di molto più stabile, quindi vale la prima opzione. Fatemi sapere nei commenti se appunto questa stesa ha risuonato con voi. Io cercherò di pubblicare quanto prima possibile, ma non so quando mi sarà possibile, abbiate pazienza, cerco di fare veramente tutto ciò che è in mio potere. Nel frattempo ci sono tantissimi video che potete andare a revisionare sul mio canale, ci sono centinaia di video interattivi e che sapete essere sempre validi nel momento in cui li aprite, quindi potete andare nel frattempo a vedere quelli. Io vi saluto, vi mando un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!